giornalismo italiano è merda, perché mettere gli youtuber ammazzano un bambino automaticamente ti fa fatturare di più che scrivere Marco Aurelio ha ammazzato un bambino. E a tutti. Va bene ragazzi, senza troppi indugi, io mi addentrerei nel secondo format più famoso del canale. Succhiotti fra di noi. No. Chi dà quello più forte vince. No. Via. No, 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 no. Sono le Polter News, bro. Sono le Polter News. Non mi toccare, mi fa schifo. Sia qua. Il governo vuole introdurre una norma penale per punire youtuber con il carcere fino a 5 anni. Wow. Il futuro, bro. Bro. Okay. Finalmente ci mettono dove dobbiamo stare, nel carcere. E per tutti quelli che vogliono fare gli youtuber, perché alla fine ho messo. Perché prima eravamo in. Avevamo un'indennità finale? Non potevamo commettere qualsiasi reato prima di questa roba qua? No, quindi sì. Tutte le volte che, ora, che rubavo Alex Lungoro non posso più farlo. Bro, non puoi più fare nulla. Ma qualsiasi piccolezza verrà punita con 5 anni. Leggiamo un attimo. Il governo prepara una norma ad hoc per la stretta sugli youtuber dopo il caso di Casal Paloc. Fino a 5 anni di carcere per chi esalta condotte illegali o istiga la violenza sui social. Bro, quindi è per te sta cosa. Non ho mai fatto niente del genere io. Sì. Bro, meno male che è uscita ora sta cosa e non è uscita prima. No bro, non ho mai detto. Sennò niente. Tu eri fottuto. Non ho mai detto niente del genere. Il contenitore legislativo, lo vedi questo container enorme? Da utilizzare per introdurre la norma, secondo quanto anticipa il messaggero, che non si capisce, Hermes potremmo chiamarlo. No, è il giornale, maledetto. Ah, credevo fosse il grande messaggero degli dei. Ma che cazzo non è Hermes. Va bene, potrebbe essere il disegno di legge anti-baby gang, fortemente voluto dalla Lega e da Matteo Salvini. Ma secondo me sta Matteo gente Salvini. Non sa cosa sto parlando, le baby gang. Non lo so. Nel testo, che recentemente è stato incardinato, che non vuol dire nulla, è una parola che hanno inventato per questo articolo, in commissione giustizia al Senato, e deve ancora cominciare il suo iter, un piccolo viaggio, potrebbe essere inserito un articolo ad hoc per intervenire contro gli youtuber. La nuova norma andrebbe a punire chi, maggiorenne o meno, quindi ragazzi, se siete minorenni fate video, non siete salvi, esalta le condotte illegali o istiga alla violenza. L'esempio che viene fatto è quello delle corse spericolate in automobile. Chi posta questi video e guadagna attraverso le piattaforme social grazie ai suoi contenuti rischierebbe fino a 5 anni di carcere. Che cagato. L'obiettivo, spiegato dal sottosegretario leghista Andrea Ostellari, che salutiamo e ci segue sempre, ciao Andre, è evitare l'effetto moda generato da chi compie bravate sul web. L'intervento a livello normativo consisterebbe in una modifica dell'articolo 414 del codice penale, e cioè l'istigazione a delinquere. Qui verrebbe introdotta una nuova fattispecie di reato per punire chi utilizza gli strumenti digitali con questo scopo. E qua solo applausi. Quindi ragazzi, se volete fare gli youtuber sappiate che siete pericolosi. Potete potenzialmente diventare molto pericolosi. Che ne pensi bro? Ma già c'era una regola del genere. Già no, c'è. Però non c'era youtuber nel nome. No. Eccoci. Sei uno youtuber? Sì. Quindi ora. Trema puttana. Ma come tremano tutti? Trutti? Tutti. Trutti? Ok. Poi dico il calazio, bro. È gigantesco. Bello grosso. Fa schifo da vedere. Scusa se te lo dico, ma io ora è particolare perché ora ti sto vedendo settimana dopo settimana, non giorno dopo giorno. E sta diventando bello grosso. Fra una settimana puoi fare il colpo del sole. Togli di quel calazzo. Va bene. Occhione infetto. Ragazzi, posso toccartelo? Sì, se non hai paura di essere infettato, sì. Hai la mucchina? No. No, no. Ok. Non, fermo. Non mi fa male tanto. Dai, tocca. Ma è durissimo. È una ghiandola. È una ghiandola dura. E non hai paura. Non fa nulla. L'ho fatto la visita per questo. È solo brutto. Sì, vabbè. Poi? Bro, brucio i germi calazzianti. Dai, taglialo. No, ragazzi, non si può tagliare così. Minchia se mi vengono i brividi. Vabbè, ragazzi. Metti una benda da pirata. Che schifo. Tagliati il dito. Va bene ragazzi, è un piacere essere bullizzato da tutti. Una notizia incredibile. Eccolo qua. Il borderline esprime la famiglia il massimo di incidere più profondo dolore. E certo, dovevi dimostrare i cartocci.
Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita. Secondo me quella del bambino è la bella più profonda della tua. Nulla potrà mai essere come prima. Era tipo la bara del bambino. L'idea di Borderline era quella di offrire ai giovani intrattenimento uno spirito sano. Sì, mentre copiavate a Mr. Beast. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire con questo percorso. Sono d'accordo. Pertanto il gruppo The Borderline interrompe ogni attività con quest'ultimo messaggio: il nostro pensiero è solo per Manuel. E vivi il cazzo, dico, poteva essere per boh, Frank Sinatra. Si incazzava la messa per Frank Sinatra. No, era per Manuel, quindi tutto a posto. Va bene ragazzi, allora, i Borderline, il famoso gruppo di youtubers che ha rovinato per sempre l'immagine che hanno tutti quanti del web. Ma smerdano un po'. Ma c'è un ma. C'è un ma. Per quanto mi concerne, per quanto mi riguarda, secondo me, e dico secondo me, tutti quelli che fanno giornalismo, tutti quanti, nessuno escluso, non vedono l'ora di accostare la parola youtuber a morte, decadimento, distruzione, insulti, abilismo, transfobia, omofobico. Ed è per questo che io ho messo una storia dicendo: coglioni di merda, siete il motivo per cui mi vergogno essere chiamato youtuber. Non perché avete ammazzato il bambino, perché capisco, è terribile, è un incidente, pagherete, già stanno pagando sia mediaticamente che legalmente, ma a mio modestissimo parere, questo è il mio, se sai che lo youtuber è visto così, bro, ma non solo in Italia, in tutto il pianeta Terra, tu 1, 2, 3% in più di attenzione rispetto a una persona che youtuber non lo è, ce lo metti, perché ovviamente nella strada tutti dovrebbero averla... Però tu hai una Lamborghini, stai andando veloce, sei fumato, erano drogati. Allora, ci sono anche qua delle precisazioni da fare. Uno, quando ti fumi le canne, nel tuo sangue, anche il giorno dopo rimane il fatto che c'è le canne dentro di te. E non è per scatto. No, avevano detto che erano prima, che l'avevano fumato prima di entrare in macchina. No. Io sono questo. No, non è impossibile da sapere con certezza. Io ho letto questa cosa qua. A prescindere, comunque, questa cosa qua è un dato di fatto. Quindi, a prescindere che se lo siano fumate prima o no. Poi, per la mia modesta esperienza, quando mi fumo una canna, io vado ai 20 all'ora e divento paranoico. Cioè, quando, se mi metto all'aglio dopo aver fumato una canna, io divento paranoico, ma non, totale. No, ma infatti io parlo di me. Indipendentemente della giustificazione. Sto parlando di me, nel senso canne. Che dare, parlare delle canne, perché alla fine con cosa se la prendono? Con le canne ma certo, e con i youtubers. Posso prendere. Dico solamente che... devi stare, cioè hai una responsabilità che va oltre quella della vita umana che puoi togliere e che hai tolto e la pagherai, ma è anche quella mediatica, perché sai che alla prima cazzata che fai non ci rimetti solo tu. Esatto. Siamo in un paese di idioti e ci rimettono tutti. Ci hanno a rovinato. Me non me ne fotte un cazzo del bambino, chi lo conosce? È viva che dobbiamo dire il nostro dolore con quella cosa, è tragico e a me dispiace. Infatti io dico anche questo, le condoglianze, perché ho visto anche tantissimi video su TikTok che si lamentano di loro e del tipo là che ha detto che la prima cosa che ha fatto è mettere il post dicendo... Voi sottolineatura ha donato 2 euro. Eccoci. Il THC nel piscio può restare fino a 90 giorni. Nel sangue fino a 5, nei capelli fino a 120. Ecco, era un esame del sangue, 5 giorni sono abbastanza. Comunque, se mi faccio una canna 5 giorni fa. Sono stato un immigrato, non ne parlava nessuno. Minchiate enormi. No, no, non è vero. Comunque, ci sono un po' di considerazioni da fare. Ovviamente è sbagliato, non stiamo dicendo è giusto uccidere un bambino. Loro andavano più veloci, sono degli idioti. Sì, sì. Ormai tutti gli hanno dato degli idioti, lo sappiamo. Ma poi glielo stanno dando in una maniera incredibilmente idiota. Ho visto tantissimi video su TikTok anche. Ed è anche per questo che mi riempie di tristezza vedere certi video che sono veramente degli video idioti. Che dicono? Dove si, cioè, è palesemente uno strumentalizzare la cosa. Sì. Io avrei dato le condoglianze prima, ragazzi, bisogna stare vicino a fermarsi. Sì, non avete la minima idea di cosa vuol dire ammazzare qualcuno, entri e devi restare in una. Ma poi che precisazione, bisogna dare le condoglianze? Tu che cosa stai facendo? Facendo un video di merda in cui dai le condoglianze? Qual è il tuo. Che cosa stai facendo? Dici io sto vicino alla famiglia, ma non è vero, è una minchiata, non stai vicino alla nessuno. Famiglia non gliene fottuto un cazzo di entrare online e vedere un idiota che dice fanculi borda e sto con voi.
Perché ti è morto un bambino, è veramente altre cioè, priorità, quelle devo piangere. Sono ferite che non cicatrizzeranno mai, capito? Che cazzo volete voi che fate i video? Io sto vicino alla famiglia. Non stai vicino a un cazzo di nessuno, vergogna. TikToker sono stupidi comunque in generale. E l'Italia è stupida. Totalmente rincoglionita quando succedono queste robe qua. E soprattutto ci si scaglia contro gli youtuber. Facciamo una legge contro gli youtuber dopo che gli youtuber fanno qualcosa. La gente non vede l'ora di prendersela con le persone che fanno contenuti su internet. Sai qual è il fatto, bro? Che è molto complesso il discorso, perché a mio parere, cioè, come mai la gente non vede l'ora di prendersela la gente che sta su internet? Secondo me per vari motivi. Uno di questi potrebbe essere l'invidia. Chi lavora su internet ottiene tanto e subito se lo desidera. Quindi secondo me c'è ogni volta che parlo, che litigo con un boomer online, mi viene sempre detto vai a lavorare, e quando dico guarda che lavoro, secondo me impallidisce il tuo stipendio col mio, non è questa la cosa, ma quando esce fuori cosa faccio per vivere, sono solo sputtanato. Quindi da una parte invidia, dall'altra c'è che non solo tu ottieni molto a livello economico quando lavori online, ma anche a livello mediatico e di risorse. Chi ha tante risorse nella vita è particolare, perché non sarà mai esperto nell'usarle e non potrà mai imparare abbastanza velocemente per surclassare la velocità con cui le ottiene. Non so se mi sono spiegato. Sei potente, tu diventi potente quando ottieni fama, oggi. Perciò è molto improbabile che tu sappia usarla. Potresti fare minchiate, e da che mondo è mondo youtuber di minchiate, approfittando del loro potere mediatico, anche noi ne abbiamo fatte, ne fanno di cazzate. A volte scappa il morto, a volte truffano tutta una loro community, a volte fanno Kickstarter, si prendono un milione di euro e svaniscono. Cioè sono veramente quelli messi meglio per fregare e passarla liscia. Quindi secondo me il malcontento in generale, che sia verso la figura, ma neanche dello youtuber, dell'influencer, un po' è sacrosanta, perché io conosco secondo più me idioti che gente rispettabile di influencer. Quello sono d'accordissimo, ma non solo influencer. Non sono influencer. Nella mia vita conosco più idioti che... Vero, ma gli influencer, qual è la vera differenza fra gli idioti della vita e i youtuber? Che i youtuber lo mostrano a un sacco di persone e hanno una responsabilità di visibilità non indifferente, e secondo me, per quanto può essere una minchiata quella legge, sta parlando di questo, che il vero danno non è un bambino morto, ma ipotetici un milione di ragazzi che li vede e dice ma quasi domani la prendo anch'io una Lamborghini. Ipotesi, è questo. Hanno una responsabilità youtuber che l'idiota della vita tua non ha. Se l'idiota fa una cazzata, l'ha fatta a te. Se loro fanno una cazzata, la fanno a te. Non lo so, però io penso sia non questo. Sono totalmente d'accordo. Nicola Sferri, perché secondo me, più che l'educazione al fattore di quello fa quello, quindi lo emulo, è ancora, deve arrivare ancora prima, un passo prima, che capiamo che cosa stiamo guardando. Ah, beh, no, i ragazzi non lo faranno mai quel passo. Se ne frega di quel passo. I ragazzini non possono neanche avere una macchina. Cioè, io a 18 anni ero in grado di intendere di volere, quindi avevo la patente ed ero in grado di capire che se guardo il video dei borderline dico che è schifo, non apprezzo questo tipo di contenuti, o se lo apprezzo sono abbastanza intelligente da dire io non lo faccio perché comprendo che quella non è una cosa da emulare nella vita ma reale. Ti posso dire che non cioè, a caso secondo me il passo è prima facciamo un lavoro sulla comprensione del testo, cerchiamo di capire ma dove da parte ci troviamo. Loro? No, della parte di chi guarda, dell'utente non che guarda mai. Ma ti posso dire che non a caso tu sei diventato un influencer, però tu hai una sensibilità diversa, tu sei più creator che pubblico, a mio parere. Non per dire che voi siete scemi e noi no, ma è per dire che chi guarda lascia aperta una vulnerabilità da follower che segue quella cosa che vede. Chi ha un senso di comprensione del testo come lo dici tu non guarderebbe i borderline, secondo me. Sono d'accordo, ma chi li guarda non può neanche avere una patente. Ma detto questo, tralasciando il fattore di emulazione, che secondo me non succederà mai,
soprattutto certo, in questo caso qua. Nessuno emulerà ora Ammazzo un Bambino. No, ma non nessuno emulerà Ammazzo un Bambino, ma nessuno neanche emulava prendo una Lamborghini e ci sto 50 ore. Chi cazzo può permettere? Sia a livello economico, sia a livello di infrastrutture, cioè di cazzo di attrezzature, sì, devi avere la telecamera, le cose. Ma a parte questo, togliendo questo, il concetto è loro. Cosa rappresentano? Rappresentano me? La risposta è no. No. Il ma giornalismo vuole che loro rappresentino me? Sì. Questa è la cosa più peggiore di ok. Tutti. Loro hanno intenzione di... cioè, a ritroso, loro, la loro intenzione era quella di fare più views e di fare più soldi, perché alla fine i giornali sono anche quelli che lucrano su questa cosa qua. Sì, ma poi il giornalismo italiano è merda. Il giornalismo italiano è merda, perché mettere gli youtuber ammazzano un bambino automaticamente ti fa fatturare di più che scrivere Marco Aurelio ha ammazzato un bambino. E a tutti i YouTube, tutti youtuber diventiamo assassini. Cioè io domani, quando dirò in un posto con una persona che non mi conosco... È un danno inestimabile, per lo stesso motivo per cui quando io ho fatto quel podcast di merda mettevano il mio nome e non quello degli altri, perché sì, io sì, ero sì, più famoso degli altri e io tiravo un po' di più di quelle persone là. Era tutto mio, la figura dell'influencer. Sono d'accordo, sono quindi d'accordo. Queste persone non vedono l'ora di gettare merda. Perché non possono scrivere Marco Cazzi ha fatto questo incidente e cioè insomma è più comodo scrivere gli youtuber. Sì, 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 certo. E ma come è più comodo? Perché io ne ho parlato con i vecchi qua sotto di questa cosa qua. Sono andato qua sotto oggi con Mario e abbiamo parlato di questa cosa qua precisamente, perché mi hanno detto: ma voi li conoscevate? Perché sanno che faccio questa cosa qua, li conoscete, voi sapete chi sono. E abbiamo fatto questo discorso qua, l'abbiamo intavolato. E c'era questo ragazzo qua che lavora nel mondo dei prestiti, che vi fa i prestiti, e io gli ho detto: è come se nella tua azienda un tuo collega fa un incidente del genere e dicono tutti quanti quelli che fanno questo mestiere qua, che fanno i prestiti, e quando fanno un incidente tu te la prendi nel culo. E lui mi ha detto: no, perché io non stavo facendo, lui, il mio collega, non stava facendo un video. E allora lui però poteva fare una chiamata, poteva fare una distrazione qualsiasi. Ma io penso che quello che intendeva lui era che... No, c'era allora la premeditazione di questi idioti è palese, che volevano fare il video però e volevano abusarne. Però sicuramente non volevano... Cioè, non volevano fare il video del bambino morto, volevano fare il video di loro che andavano veloci. È stata una anche distrazione, se poi è uscito anche sono il video degli nuovo. Idioti, hanno fatto una distrazione, hanno avuto una distrazione, è successo un casino. La distrazione può capitare a chiunque, ok? Può capitare anche al tuo collega di merda che fa, ma la cosa sbagliata è prendere un singolo esempio, come hanno fatto anche con me, con Twitch o con Cherry Picking. Cherry Picking, prendono quella cosa là, colpiscono tutti quanti e fanno una fottuta legge dove se la prendono con gli youtuber. Ma siete completamente impazziti? Già. Questo è sbagliato, secondo me, di concetto, di base. Sì, poi... e io la estendo e dico: dovreste stare più attenti proprio per questo, perché sapete che il danno che fate non finirà mai al bambino morto, ma anche all'enorme danno che potrebbe... è quello che sta succedendo, sì, cioè sì, accade sì, quello sì. che sta succedendo. Ma cioè, è ovvio che è una merda. Molta gente l'ha dispiacere. Sì, certo. Molta gente l'ha presa strana la mia storia, perché pensa: sta parlando del bambino che è morto. Non proprio. Sto parlando del fatto che smerdare lo youtuber è sia molto facile, perché ti credono tutti se lo dici. Lo youtuber è stupido, ha ragione. Poi minchia, se lo dice Marco, uno youtuber, che modestia. E due, è facile perché la gente, come dici tu, lo aspetta. Come se succedessero tutti i giorni queste cose, boh. Sì, succedono tutti i giorni, Alessandro. Non so ma se lo sai. Sì, gli incidenti stradali succedono tutti i giorni. Ma letteralmente tutti i giorni c'è un incidente e ci crepa qualcuno. Semplicemente questa notizia è stata strumentalizzata in una maniera così radicale e così potente, perché non aspettavano altro di scrivere youtuber uccide. Cioè, ragazzi, scrivere su un articolo youtuber uccide o marocchino uccide è molto molto più impattante rispetto a qualsiasi altra cosa. Certo, ma così secondo me il giornalismo in generale è così, non solo youtuber. Sì, sì, tutti. Sì. E il fatto è che fanno la morale lucrandoci sopra ed è terrificante. Questo è il concetto di base, uno. Due, volevo anche fare una puntualizzazione, perché mi sono guardato gli ultimi aggiornamenti e sulla dinamica dell'incidente tutti se ne sono sbattuti il cazzo, nel senso che è la cosa più importante, secondo me. Vi dico una cosa, ragazzi, una cosa che farà incazzare in maniera terrificante: per la legge italiana siamo tutti innocenti fino a prova contraria, ok? Ci deve essere prima un giudizio, si deve andare in una corte, si deve fare un processo e dopo il processo sei colpevole.
Non sto dicendo che loro hanno fatto bene. Sto dicendo che prima di giudicare un'azione in totale, bisogna aspettare e capire che cosa è successo. Ma è stato molto più comodo uccidere mediaticamente queste persone, uccidere a livello di giornalismo queste persone, perché sono degli idioti. Non sto dicendo che sono intelligenti. Quello che sto dicendo è: nessuno è interessato alla dinamica, alla meccanica di tutto quanto. Ma si è andato subito a fiondare e questi qua hanno cambiato pure città, sono andati via da Roma perché volevano pestarli tutti quanti. Sì, sì. Cioè, questo è un bel messaggio da passare, il fatto che dobbiamo andare a pestare queste persone qua a morte perché meritano la morte, di aver la legge del taglione, uccidiamo le persone quando hanno ucciso. E secondo me è tutta una meccanica da retrogradi. L'Italia si è comportata da retrogradi. Ma come sempre. Come sempre. Adamantio ha donato 2 euro. Ciccione Fruccio faccio a caffè. Sì, sì, il linciaggio va bene. E io non sono d'accordo, ragazzi. Grandi. Io non sono per la meccanica del linciaggio, sono più per la meccanica di facciamo un processo, cerchiamo di capire come sono andate le cose e poi prendiamo le conseguenze. Perché, ragazzi, quel tizio là che andrà in carcere è un morto che cammina. Dopo tutto quello che è successo, quella persona andrà in carcere perché ha torto marcio. Non sto dicendo che ha ragione, andrà in carcere che ha torto marcio e verrà ammazzato di legnate. Ma quindi la vostra legge del taglione andrà a buon fine. La dinamica proprio fisica delle macchine la sai? È uscito un aggiornamento di recente in cui si parla anche di questa Mercedes nera. Mm-hmm. Perché non erano solo due le macchine coinvolte, ma c'era anche una terza. Perché mi piace capire le cose a me. Scusatemi, ragazzi, sono un pazzo, sono un idiota. E sembrerebbe che non ha dato la precedenza la smart della macchina, cioè la smart della mamma, che non ha dato la precedenza, che è andata là ed è stata in mezzo. Loro andavano più veloci di quello che dovevano andare perché loro erano sopra i limiti di velocità, ma sembra che la macchina della mamma non abbia dato precedenza.